centro medico gastroenterologico e polispecialistico Endostudio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale, contrada Riposo, a Locri, la scienza medica al servizio del paziente. Bar, ristorante, pizzeria, pinzeria, griglieria, il gusto a Natile Nuovo, un vero punto di riferimento dell'arte culinaria. Prodotti genuini direttamente dalla nostra terra, come la carne cotta alla brace, le nostre specialità pronte a soddisfare ogni palato. La grande cortesia da sempre ha contraddistinto il nostro operato. Bar, ristorante, pizzeria, pinzeria, griglieria, il gusto a Natile Nuovo, cotto e gustato. Quanto strati e paesi e città io conosco, e quanto treni a scendere e a inchianare, quanto facce di uomini, di femmine, di picciritti che salutano, e lo treno che passa, e li robbi stenduti e li trizzi dagli alla finestra. Quanto notti e quanto voti, puntare i denari, con la mano tra la sacchetta affondata, e quanto strada, con i piedi che dolino, e lo cuore che si squaglia come gira. Padula mu, ti canni e tu stambeli. Ne leggo ta sta figlia, na camo to crasi. Padula mu, ti canni sto livadi. Ne leggo ta cortugia, na valo sto. Sale la strada, sale, gira e poi rigira come una trottola impazzita. Si inerpica tra fioriture multicolori. È il primo assaggio di questa primavera fredda ed umida. Non v'è tratto di questa arrampicata che induce a distrazioni. Si va su col motore fumante ed a passo incerto per via del dislivello. A volte hai l'impressione di avere un muro davanti. Ed il panorama ai lati della carreggiata è di una bellezza disarmante. Si sale rapiti dal fascino che dà la terra dei greci di Calabria, quando, mitigata dal poco sole di marzo, asciuga l'erba fradicia di rugiada. Le spine dell'agave contro luce stillano gocce dorate. La capitale greca, regina, poggiata sul cocuzzolo, ti appare all'improvviso come una fortezza inespugnabile. La trovi a sinistra e poi di fronte, man mano che gira la trottola, e lo sguardo si blocca quando sei a ridosso di essa, con le sue case poggiate una sull'altra come appese ad un filo. Guardando dalla cima del cocuzzolo, la vista si perde fino allo Ionio. A destra la Mendolea si adagia nella valle, riposo meritato dopo il lungo inverno. Traccia essa lungo tutto il percorso
un pietriccio biancastro, e quando il sole scompare dietro le nubi il colore cambia d'incanto, come un pittore da esso tona i colori, prima sbiancati, ora più vivi, ed il gioco continua veloce, a secondo delle folate di vento che dal mare arrivano fin qui. Da qui, dove il filo tiene appese le case, tutto ciò che sta laggiù, in fondo al dipinto del Creatore, ti appare piccolo piccolo, oserei dire quasi microscopico. Perfino la trottola sembra ridotta ad un piccolo serpentello, cogli così appieno gli oltre 800 metri di altezza. Bova la greca si è messa oggi l'abito buono per accogliere quanti parteciperanno alla sua festa imminente. Benvenuti a Bova, terra dei greci di Calabria. Padulamu, padulamu, ti canni e tu stambeli, l'elecuta sta figlia, la camuto crasi. Padulamu, padulamu, ti canni sto livadi, l'elecuta cortugia, navalosto. Amici di Radici, siamo tornati, come ogni anno ci occupiamo anche quest'anno dei riti pasquali e siamo in un posto particolare, ci troviamo a Bova Superiore, oggi andremo a scoprire la Domenica delle Palme, com'è a Bova, venite con me. Padulamu, padulamu, ti canni e tu sto mali, perizzuto sitari, camuto somi. Padulamu, padulamu, ti canni strimbadia, delecuta tuccia, mi tossica rapia. Allora, Santo Casile, sindaco di Bova, insomma, oggi fa la padrona di casa di questo nostro programma. Siamo in una chiesa antichissima. Sì, con molto piacere, sia dei padroni di casa che dei ospiti pure. Siamo a Bova, la capitale civile, morale e culturale dei greci di Calabria. Ancora qui le tradizioni, diciamo, cerchiamo di mantenerle al massimo. Questa di oggi è la Domenica delle Palme, diciamo, che rappresenta l'entrata del nostro Signore Gesù a Gerusalemme. E quindi allora entravano con un ramoscello d'olivo, oggi qui noi abbiamo elaborato, diciamo, l'olivo e abbiamo costruito una palma che non è altro che l'intreccio con un telaio di canne, l'intreccio di foglie d'olivo e addobbate poi con dei fiori di stagione e con delle primizie. Cioè i pupazzi. Esatto, sì. E anche se io non condivido questo nome pupazzi perché è stato dato, diciamo, impropriamente. Originariamente questa qui nel 1935 abbiamo avuto testimonianze di una signora che si chiamavano le Madame di Bova. In effetti c'è pure un detto che diceva: giorno delle palme vestiamo le Madame, le portiamo in processione con tanta devozione. Li ricorda un po' le sì, Madame, no? Sì, sì, e quindi abbiamo su questo abbiamo un documento sottoscritto da questa signora che ora non c'è più, che è deceduta. Poi sono state un pochettino, diciamo, dal dopoguerra, sono, diciamo, molti anni non sono più state costruite, si era aperto un pochettino, diciamo, il rito. E se non che poi nel 90, l'amministrazione del 90 ha ripreso, diciamo, ogni anno a costruire queste che poi l'hanno chiamate le palme di Bova. Poi nel 2002-2003 è stato dato questo nome di pupazzi, insomma, è stato accettato, alcuni li chiamano le Persepone, alcuni li chiamano pure, qui c'è un rito, diciamo, antico di Demetria e Persepone, insomma, ecco, che sono le dee della primavera, ecco, per un qualcosa, diciamo, di simbolico, quindi venivano chiamate così, però io, diciamo, questo rito, chiamiamolo pagano, non lo so, è stato così, per me è inventato, insomma, ecco. Non... Senta, siamo in piena aria grecanica, nella culla dell'aria grecanica, sì, Bova Superiore, e siamo in una chiesa greco-ortodossa. Sì, questa è una chiesa, diciamo, che è stata dismessa dal culto religioso da molti anni e ora è adibita, diciamo, non greco, bizantino qui. Nel rito bizantino, quindi qui ogni mese, ogni fine mese viene detta una messa, c'è il diacono che viene a celebrare, quindi c'è l'iconostasi e quindi attira molta gente quel giorno quando c'è la celebrazione di questa messa in rito bizantino.
una grande distanza tra la marina e il paese arroccato qui, bellissimo peraltro. Beh, diciamo, con la nuova percorribilità che abbiamo, sono 8 km che si fa più o meno in 10 minuti, e partiamo da zero, diciamo, sul livello del mare, arriviamo a 800 metri in 7-8 minuti, per cui forse è l'unico paese dell'entroterra che ancora mantiene, diciamo, questo è stato pure un beneficio per noi, perché siamo riusciti a mantenere un certo numero pure di abitanti, perché sennò a quest'ora Bova sarebbe stato, diciamo, spopolato e non ci sarebbe stato pochissima gente. Ancora manteniamo un numero di 500 rispetto agli altri comuni dell'entroterra, che tipo Palizzi, tipo Roccaforte, che ormai ci sono pochissimi abitanti. Senta, con la lingua greca come andiamo con il greccanico? E qui abbiamo buone notizie. Noi abbiamo avuto approvato un PISL ora nel mese di dicembre con le minoranze linguistiche, ci hanno dato 700.000 euro, un finanziamento per fare qui praticamente una scuola di mediazione linguistica, dove sarà insegnato, sarà data priorità alla lingua greco-calabra insieme a altre due lingue straniere. Quindi ora ci stiamo attivando per fare i lavori, per ristrutturare l'ex scuola elementare e poi per partire, diciamo, con questa scuola di mediazione linguistica. Lei col greco antico come se la cava? Beh, diciamo, io ho avuto i genitori che lo parlavano fino a qualche anno fa, insomma, quindi, diciamo, per aprire un discorso non sono capaci. Però, benvenuti, diciamo, a Bova in greco? Però calos irtete, stin vua. Come? Stin vua. Stin vua? Stin vua. Non è in fondo, sì, difficile. Calos irtete, stin vua. Sì, sì. Questo è benvenuto a Bova. Calos irtete, stin vua. Senta, la locomotiva, come c'è salita quassù? E allora, la locomotiva è salita il 16 marzo del 1988, è stato un dono dell'allora presidente delle Ferrovie Legato, che, conoscendosi con il sindaco dell'amministrazione dell'epoca, ha proposto, diciamo, questo regalo, diciamo, da parte delle ferrovie, e quindi è salita da Bova Marina e hanno messo 14 ore per portarla, questa locomotiva a Bova. C'è un'eternità. Quindi trainata da due ruspe, insomma, una avanti, una dietro, hanno dovuto allargare la strada, insomma, si è dovuto predisporre lì dove è stata messa ora una zattera in cemento armato per terra, perché il peso era eccessivo, per cui... Però per noi averla qui, diciamo, è un'attrazione, insomma, chiunque arriva, l'unica, come ha detto lei prima, dice: ma come è arrivato, come hanno fatto a salirla qui, insomma. E quindi per noi, io veramente sono molto contento e ci tengo pure, ogni anno gli facciamo la manutenzione, quindi per mantenerla nel migliore dei modi, insomma. Senta, il bovese invece com'è, come persona? Beh, il bovese è molto cordiale, insomma, siamo qui, chiunque arriva qui noi diamo ospitalità, insomma, siamo dei paesi, quindi le origini, diciamo, di Bova sono neolitiche, per cui c'è stato sempre questo approccio con il turista che arriva a dare massima ospitalità, massima accoglienza, insomma. Adesso andiamo a fare un giro nella bellissima città di Bova. Sì, ora tra un pochino partiremo col corteo, quindi arriveremo in piazza, dalla piazza ci sposteremo salendo nella chiesa di San Leo, dove verranno benedette qui le palme, e se non che poi un altro corteo saliremo nella chiesa nella concattedrale, diciamo, di Bova, e dove sarà celebrata la Santa Messa. Poi il corteo scenderà nuovamente in piazza, dove poi le palme saranno smontate e date, diciamo, in omaggio a tutti i presenti, ai turisti presenti, insieme a un dolce, diciamo, di qui tipico di questo periodo, che si chiama l'anguta. Ci vediamo dopo in greco? Allora, ci vediamo dopo, aspetti un attimino, vediamo se mi ricordo. No, non mi ricordo. Dobbiamo rimandare la scuola, sindaco. Bene, nel piso nuovo c'è. Ci sarò sicuramente. Allora, ci troviamo davanti a delle meraviglie, in primis Patrizia, poi queste grazie. Straordinarie manufatture. Sì, infatti, questo è un intreccio minuzioso di foglie d'olivo su uno scheletro in canna, che vengono assemblate la sera prima e poi la mattina si mettono i fiori di campagna. Avete un'ispirazione? Le primizie, perché questo è un rito antichissimo che... insomma, riprende il mito di Demeter e Persefone, la dea della primavera. E quindi vedo, e quindi il fave, abbiamo, vedo il limone, sì, cos'è? Limone, abbiamo fave. Le primizie di stagione. E in questo caso fico d'India, mandarino. Sì, in alto si può vedere una forma di formaggio che noi chiamiamo musulupu.
Musulupo. Musulupo, ho capito. Questo praticamente è tipo il primo sale, viene schiacciato su di una forma in legno e si dà quella forma. Una volta i pastori, per differenziarle dalle altre, le mettevano sulla palma. So che avete un laboratorio per questo. Sì, il laboratorio è stato dentro questa chiesa. Ogni sera ci riunivamo in questa chiesa e costruivamo le nostre palme. In quanti siete nel laboratorio? Eravamo una trentina, c'era anche la Croce Rossa, la parrocchia e tutti i bovesi. È un bel numero per una città come Bova. Sì, 450 abitanti, quindi sicuramente è un bel numero. Da quanti anni fa questo tipo di lavoro? Io da almeno 10 anni. Non è tantissimo. No. Lei è bovese proprio? Sì, però è da tanti anni che è stato ripreso questo rito, da più di 15 anni. Da bambina lo ricorda lei? Sì, qualche famiglia lo faceva da bambina, la famiglia Messiani. Faceva Messiano, scusa. Messiano facevano solo loro questo? Sì, sì, ed erano anche molto belle. Senti, l'ispirazione invece da dove arriva per fare per esempio questo pupazzo qua? Questa da dove arriva? Intanto lo scheletro è quello che riutilizziamo ogni anno, quindi le figure sono sempre le stesse. C'è la tradizione anche in questo, sì, allora. Può cambiare solo la dimensione. Infatti qua abbiamo una piccolissima, poi una grande, una media, una ancora più piccola. E poi abbiamo i panieri, quelli piccolini, che li facciamo per i bambini e per i sindaci, per gli assessori, così sono più facili anche da portare. Immagino la gioia dei bimbi a portare, sì, una cosa infatti, del genere. Guardate, i bambini sono già con la loro in mano, con la loro palma in mano. Buona festa. Grazie, buona festa anche a voi. Sandro Toritano, sindaco di Palizzi, anche lei a Bova, come mai? A Bova, intanto perché siamo vicini di casa proprio, ma poi perché veramente questa è una manifestazione straordinaria di tradizioni che si tramandano, potremmo dire, nei millenni, quindi penso che era doveroso essere qui a fianco del sindaco di Bova e dei cittadini di Bova per una manifestazione così bella, così luminosa, così importante, quindi per noi queste feste, queste forme di aggregazione sono importantissime per il nostro territorio, quindi insomma la nostra presenza è anche una presenza per dire che questo territorio ha risorse culturali, artistiche, creative straordinarie che possono essere veramente una grande molla per lo sviluppo di questo territorio, quindi c'è una presenza da un lato diciamo politico, da un lato sociale, cioè dall'altro anche personale, perché io insomma, c'ero pure prima che fossi sindaco, e questa è una manifestazione così bella che veramente mancare sarebbe un peccato, insomma. Senta, cosa hai in mano? Le cosiddette pupazze, sono queste veramente forme così artistiche, straordinarie, questi lavori che fanno nei laboratori, perché stanno già da una settimana che lavorano nei laboratori per fare queste, ma per fare anche quelle più grandi che immagino avrà già visto. Ecco, quella tricolore istituzionale praticamente. Sì, questa istituzionale, questa è stata consegnata, tocca ai sindaci, che ci sono, che presentiamo. Ecco, le pupazze, eccole là, sono quelle grandi, quelle sono veramente da ammirare con... Io vedo altre fasce tricolori, vado a chiedere. Sindaco di? Staiti. Di Staiti? Nuovo sindaco allora? No, allora, al suo paese ci siamo già stati, lei non c'era ancora? No, è insediato a maggio. Quindi è venuto anche lei per... Sono venuto anche io, diciamo, a dare il benvenuto a questa manifestazione. La conosceva già? No, sinceramente devo dire. Quindi no. Per lei è la prima volta oggi? È la prima volta per me partecipare a questa manifestazione. Lo faccio con immenso piacere, anche perché è una manifestazione che dà lustro a un'area che è identificata come nelle minoranze linguistiche, un'area grecanica, un'area a cui il comune di Staiti fa parte. Quindi ci freggiamo di onorare queste manifestazioni. Altra fascia tricolore, altro sindaco. Io sono il sindaco di Rovuti, uno dei comuni di quest'area grecanica in cui tutt'oggi diciamo... Tiro di schioppo da qui, o sbaglio? Oltre, di qua è vicinissimo, è lungo la Mendolea, è uno degli... dopo Bova, diciamo... Fiumara bellissima. No, bellissima, che qui... Io sono un sindaco in seconda legislatura, io da parecchi anni che io
vengo qui a Bova, anche con i rapporti che abbiamo con tutti i sindaci, è giusto anche oggi partecipare a questa manifestazione che il sindaco Casile ci ha invitati e partecipiamo volentieri a questa festa oggi delle Palme. Senta, anche il suo paese è ricco di storia, avete anche voi dei riti così o no? Sì, anche diciamo che ricco e antico questo, era in tutta l'area, diciamo area grecanica. Diciamo oggi a Rocuti la facciamo il pomeriggio noi la manifestazione, quanto il parroco ha deciso di farla alle ore 16:30. Dopo di qua io vado nel mio paese anche a, diciamo, a festeggiare le Palme. Buona festa. Grazie, grazie a voi. Nel lavoro e c'è ora nella processione, andiamo nella chiesa di San Leo dove verranno benedetti, poi proseguiremo per la cattedrale dove ci sarà la funzione, ma non mi faccio parlare perché ho il piatone. Siamo in due, sì. Iniziamo questa Domenica delle Palme, con essa inizia la Settimana Santa, la Quaresima è finita, ci viene davanti l'ultimo tratto che è la Settimana Santa. Seguiamo la liturgia che ci offre la Chiesa per poter entrare degnamente nella Settimana Santa, arrivare alla veglia pasquale. Cosa non è questa processione? Questa non è la processione delle Persefone, non è la processione delle papazze. Questi sono dei residui culturali, storici, bellissimi, ma dobbiamo precisare quello che stiamo per fare. La processione delle Palme significa accogliere Gesù che entra nel Tempio, entra a Gerusalemme, e sapete perché entra? Entra per andare a concludere la sua vita terrena sulla croce, a morire per noi, da fallito come uomo, da perseguitato, da non accettato, e questo per amore, a ogni uomo, per me e per te. Andare dietro Gesù con le palme in mano oppure con questi ulivi intrecciati significa fare la volontà di Dio. Significa che anche noi siamo disposti come Lui a fare la volontà di Dio. E tante volte la volontà di Dio non combacia con la nostra volontà. Tante volte passa, come nel caso di Gesù, il nostro Signore, attraverso la croce. È preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza, con le opere di carità, fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore
nel suo ingresso nella città santa, e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Buongiorno, venite da? Marina di Gioiosa. Non lontanissimi allora, la prima volta? La prima volta sì, che veniamo a Bova. Come l'avete saputo? L'abbiamo saputo, mi pare che dal FAI ce l'ha comunicato che c'era questa manifestazione, questa ricorrenza così. Come se la immaginava? No, me ne immaginavo un paese antico, ma non così bello, così ben conservato o perlomeno ristrutturato. E poi le pupazze sono molto belle, suggestive. Molto belle, molto, sì, caratteristiche. Non sono rimasto ben soddisfatti. Insomma, un paese da tornare, signore, o no? Sì, sicuramente.
Molto bello, caratteristico, ci è piaciuto molto. Festa delle Palme inusuale, nuova, sì, quantomeno. Sì, sì, molto bello. Francesca Crisci. Buongiorno. Oh, venite da signora? Io sono di Bova. Di Badolato? Bova, Bova. Ah, di proprio di Bova. Sono Riunda, come si dice. È stato sempre così o è cambiata la festa? Questa era una festa molto legata alla terra, molto legata al mondo contadino. E pertanto con il declino del mondo contadino poi si è avuto anche il declino di questa tradizione. E si è ripresa, ha cominciato a riprendersi un po' di anni fa, ad opera diciamo di una sensibilizzazione che degli amici hanno fatto, hanno scritto. Quando era bambina lei com'era? Guardi, io non me lo ricordo bene, comunque le palme c'erano e le facevano... Se lo ricorda la signora, un attimo, signora, lei di qua sì, me lo ricordo, io sono di Bova, non abito a Bova, però sono di Bova. Io mi ricordo quando veniva le palme, proprio quando ero bambina. Era una processione spontanea che venivano dalle campagne, soprattutto dalle campagne, e portavano questi olivi, proprio rami addobbati e anche queste signore, chiamiamole così, queste bambole, che noi le chiamiamo papazze. Sono rimaste pressoché uguali o sono cambiate? Sì, queste papazze sono rimaste uguali, però è mutata la forma, ecco, è mutata la forma, nel senso che quella era una processione che ognuno se le faceva a casa, in campagna, eccetera, senza tanti cerimoniali. Ma si tramanda da padre a figlio, com'è? Ma forse si tramanda da padre a figlio, certo, perché ora ultimamente hanno fatto rinascere questa usanza, che è una usanza antica, perché le persone poi portavano queste palme nelle case, le facevano in croce, le mettevano sulla porta o dietro la porta o nelle stalle, perché proprio una volta benedetta, giusto? Una volta benedetta portava, serviva a proteggersi da qualcosa. Da qualcosa, ecco. Ed è proprio una festa del mondo contadino. Lei si è trasferita dove, signora? Io sto ad Assisi. Bellissimo, viene qua apposta per la giornata delle palme, no? No, io mi sono trovata, vengo perché ho ristrutturato una mia casetta qui e sto, stavolta è capitato e sono ben contenta di vedere. Ma qui quando portavano poi la benedizione avveniva qui, su questo sagrato. E veniva il vescovo, perché Bove è diocesi, veniva il vescovo e faceva il pontificale. E quindi c'era sta messa solenne, e Bova aveva una sua c'è dignità. Tanta gente anche oggi, vero? Sì, c'è tanta gente, ma non è tempo, gente, signora. Di Bova. No, tutte le persone che oggi si vedono è perché vengono da fuori, perché c'è stato, come dire, una promozione... Bova si è un po' spopolato. Certo, è abbastanza spopolato, è un paese di 300-400 persone, soprattutto anziane. Lei ha abitato sempre a Bova Superiore? Io ho vissuto per 20 anni a Milano e poi sono una di quelle che è tornata ormai da 10 anni. Ed è tornata qui da 10 anni? Mm-hmm. A Bova Superiore? Mm-hmm. Non ho mai sta scelta. È un misto di... Nostalgia? No, direi di no, se fossi... direi di no. Mi ero stancata di Milano, in realtà volevo cambiare, poi si sono create delle condizioni personali che mi hanno indotto a fare questa scelta. E adesso non è più in discussione, perché comunque nonostante lo spopolamento, nonostante... Ecco, rimangono per esempio i negozi come punto d'aggregazione, quei pochi che ci sono, no? Qui. Il bar, piccoli bar, che però sono punti di aggregazione, direi, soprattutto per chi va lì a fare la partita, ovviamente. Partite io non vado a fare la partita della carta, quindi per me non è un punto di aggregazione, non è di fatto. Hai ritrovato amiche o no? Ho ritrovato qualche amica, poche direi. Beh, almeno ha qualcosa con cui parlare. Certo. Qualcuno con cui parlare. Certo, sì, questo sì. Anche qualcosa di cui parlare, del passato o del presente? No, non mi piace tanto questa nostalgia del passato, a dire la verità. Mi sembra anche un po' retorico delle volte.
No, mi piace parlare delle cose Bova come oggi. Di Bova oggi, del mondo, non so, perché insomma, Bova si vive? È un piccolo. Lei ancora insegna, quindi ha tutta un'attività lavorativa. La scuola è sua o va in marina? No, viaggio, vado a Bova Marina. Non c'è più la scuola qui? Non ci sono più scuole, non ce ne sono. Bimbi ci sono? Pochissimi. Rimane l'asilo con penso 8 bambini, l'unica diciamo struttura scolastica esistente. Grazie e buona festa. Anche a lei, grazie. Origine calabrese o no? No, Boviciano. Ah, proprio Bovesano? Sì. Come si dice? Boviciano. Boviciano? Sì. È tornato dopo quanti anni? O viene sempre? Dopo 50. E com'è mo Bova? Com'è? Com'era o no? Come lo vedete voi? No, com'è? Non può essere com'era. Non può essere. La facciamo meglio a dire com'era Bova. Com'era? Sì. Quando dormivate nelle case, mettevate la mano, si bagnava. Era umido. Quella è rimasta, insomma. No, c'è. Adesso le case sono state ristrutturate, di quelli che siamo tornati abbiamo ristrutturato le case. E quindi... Quindi viene ogni anno lei? Fa come le rondini? No, vengo tante volte adesso all'anno. Per 50 anni non sono mai venuto. Viene... Adesso ho ristrutturato tutte le case di famiglia. Cos'è che le attrae per tornare? Le radici. Le radici. Vero? Gli uomini non possono vivere senza radici. È vero. Gli odori. Sento gli odori qua. Ci sono amici d'infanzia che ritrova di volta in volta? No. Ma qualcheduno. Capita di parlare dei tempi andati o no? No. E ha voglia. Sempre. Come no? Anche la signora. Sempre. Lei la mia moglie. Lei parla dei tempi di Roma, non dei tempi di Bova. Sì. No, i tempi. No, sempre. No, io dico lui. Sempre. E con gli amici, ecco, di cosa parlate? Sì. Di cosa parliamo i oggi? I giochi di un tempo cos'erano qua? I giochi di un tempo erano. Giocavamo con i Nucigi. Nucigi a Natale. A Lupirigio. Che ho brindo che ho perozzo. Sì, che si metteva e poi lo dovevi buttare con le nocciole. Mentre questa festa è rimasta integra o no? Non lo so, non l'ho vista. Non la ricorda? Più. Non l'ha vista più questa. Ma la ricordo o no come era una Ma volta? Ma certo. Questa delle palme? Sì. Sì, difatti mi sono seduto allo stesso posto dove mi sedevo quando ero ragazzo, per vederla. Un bel bagno nostalgico oggi. No, nostalgia niente. Ricordi bellissimi. Buona festa. Grazie. E su mi c'è da iso andone scia, e gobbe di ti mando io te di negasti e se megali, e go e se lo nasce prande sto. E la mu conda, Diego imbo i managò. Mentre all'interno della cattedrale ancora continua il rito della benedizione delle palme, alle mie spalle la stupenda Fiumara e Rugudi che sonnecchia lì in quel cucuzzolo nell'attesa di riprendere questa fantastica processione che poi ci condurrà giù alla piazza dove verranno distribuite tutte le palme benedette. Sarer che ti domina tu mai io, all'otto cosmo bene te cloro, c'è ciò la tabuttia e tragudau,
do calo e chiedo. E la mugonda, Diego y moi manago. E la mugonda, Diego y moi manago. Sanizzo e di chimo e ne balea, paraculi me pandato Cristo, de teleo della pao e c'è d'alivio, nacimi si ume se su maniago, e la mucomda. Ci sarà lo smembramento delle steddi, che sono le componenti della palma, queste, che verranno date agli astanti e poi ovviamente portate o nei poderi agricoli o nelle case in segno di benedizione. Serve come protezione anche dalle... Sì, è una specie di rito scaramantico, quindi a metà strada tra sacro e profano, insomma è un'usanza che si ripete ogni anno, quindi la gente ora aspetta per prendere ognuno, insomma, la sua palma benedetta. Questo è l'ultimo atto, insomma, della festa. L'ultimo atto, si conclude così, sì. Regaleremo pure il dolce tipico qui, l'anguta, a tutti i partecipanti. La famosa anguta che abbiamo parlato prima. Sì, che è un dolce tipico qui dell'area grecanica, diciamo. Buongiorno Bruno. Un agriturismo questo. Agriturismo. Si chiama come? Calo Siero. Che significa Calo Siero? Allora, tradotto significa buon vecchio. Buon? Vecchio. Ah, buon vecchio. Letteralmente. Se no, diciamo, se vogliamo essere più precisi, risale al nome da una contrada di Bova, Calo Iero, che diciamo è stata una meta per i miei antenati di proprietà terrieri, e dove loro
sussistevano, diciamo, con i prodotti da loro coltivati e via discorrendo, diciamo. Come hai deciso di fare un agriturismo proprio in questo posto? Ma abbiamo deciso perché, diciamo, è un ambiente piacevole, immerso nella natura, tranquillo, quindi, diciamo, si adatta benissimo alle condizioni che uno va a chiedere, a cercare, diciamo, quelle di stare nella natura, di trovare un po' di tranquillità dopo il caos cittadino della quotidianità, diciamo. Quindi il tuo locale è aperto tutto l'anno? Locale aperto tutto l'anno, e rispettiamo soltanto un giorno di chiusura settimanale, lunedì. E si rivolge a chi? Allora, si rivolge a tutti i target, diciamo, di età, di tutti, diciamo, i ceti, se vogliamo così chiamarli, e proprio per le persone che vanno a cercare una situazione, diciamo, antica più che altro, delle pietanze cucinate come una volta. Per esempio cosa? Per esempio andiamo a fare le lestopitte, che è una particolarità del paese di Bova. Lestopitte. Lestopitte. È un impasto povero di farina e acqua che viene fritto, diciamo, fatto dagli antichi qui a Bova, e dove allora loro era una pietanza, diciamo, base di quello che era il pranzo, la cena giornaliera. Abbiamo il pane fatto in casa, di nostra produzione, abbiamo gli uliveti che ci permettono di dare l'olio extravergine di oliva ai nostri, diciamo, ospiti. Vedo che erano stranieri. Da dove vengono? Questi sono danesi. Da Danimarca, qui? Oggi abbiamo una parte della Danimarca qui con noi. Abbiamo anche parecchi tedeschi, francesi, americani, australiani. Abbiamo una bella, diciamo. Ecco, cosa apprezzano di più? Ma apprezzano molto il pane caldo che noi facciamo giornalmente, diciamo, come si faceva una volta, con il lievito madre fatto in casa, con la farina di grano, tutto, diciamo, allo stato naturale. Il vino di nostra produzione pure. Abbiamo un vigneto di uve Merlot, Sangiovese, Nerello, Calabrese, e il vino, l'olio, i sottoli e sottaceti di nostra produzione, i salumi. Diciamo, queste piccolezze che alla fine... Fate tutto qui? Abbiamo l'80% dei prodotti della nostra produzione. Senti, andiamo all'interno, che certo. Sono curioso di visitarlo, e soprattutto vediamo pure questi prodotti tipici. Perfetto, andiamo. Vedo del ben di Dio, o no? Ottimo, ottimo, direi. Musicista? Sì, sono zambognaro. Del Pollino? Del Pollino, di professione, e anche costruttore. Costruisce le zampogne? Zampogne, pepite, tamburelli, questi strumenti tradizionali. E poi le porti in giro, no? O è una bottega tua? No, le porto in giro a richiesta, diciamo, perché non c'è un grande mercato dove puoi aprire una bottega. Da dove arrivi? Acqua Formosa, provincia di Cosenza. Vicino Castrovillari, dove? Vicino Castrovillari, bravo, Alto Monte, quelle zone lì. E oggi qui per che cosa? Per la festa delle pupazze per Bova Superiore. I salumi arrivano da lì, no? I salumi sono della zona di Reggio, località Trunca. Trunca? Chi è di Trunca? Il signore. Fatto lei? Miei personali, sì, fatte da me, con le mie mani. Sto lutto quando fu? Dunque, questo è stato macellato a dicembre. Quindi in piena maturazione. Sì. Quest'anno, diciamo che almeno da noi in montagna, perché io sono di Trunca ma vivo a Santa Venere, sento che il Santa tempo Venere è... dov'è? Sull'Aspromonte? Alto piano, sì, nel pre-Aspromonte, l'alto piano sopra i campi di Gallina di Trunca, sopra Gallina, a seconda da quale vallata si sale. Vicino... E lì avete salumi buoni, sì. Vino buono, l'aria buona. Sì, si balla per quest'anno, diciamo, infatti, quest'anno è un po' indietro la maturazione per via del tempo che è andato un po' umido, quindi... Come un po' indietro? Nel senso che ancora non è proprio maturo. Andiamo a vedere in presa diretta. Sì. Senta, signora, dicono, com'è la maturazione? Non lo so, buona penso. Dice che è buona. Com'è? Buona? Ottima, fantastica. Cioè, io sono abituata a mangiare quella più secca, diciamo, no? Mi sembra buona con le mani. Sembra buona. Salume di Trunca. L'aveva già conosciuto lei o no? La prima volta. L'impatto al palato è buono. L'impatto al palato, direi che per noi, insomma, che la prima volta assaggiamo, veramente soddisfacente. Sì. E il vino da dove arriva? Sembra... Da Bova. Andiamo dalle parti di Casignana.
tu che fai qua? Mastriballo? Anche. Anche mastriballo? Dipende. Per esempio da cosa? Dipende come ballare, non è che... Ma si ballerà, oggi si ballerà o no? Quindi è un raduno di tarantellari. No, in occasione della festa siamo venuti pure, ho parlato con amici della Puglia pure. Addirittura? Da dove? Salento, poi c'è di Taranto. Ah, la ragazza del Salume era salentina. C'è un amico inglese. Quindi balliamo pure la pizzica. Allora, c'è un amico inglese. E che viene a fare? A ballare tarantella? No, lui si trova in Puglia e piace la musica popolare, suona la pipita. Suona la pipita? Un inglese che suona la pipita? Sì. Non è usuale, no? Lui è un tenore. Noi abbiamo un gruppo a Londra, il solo gruppo del Regno Unito che suona la musica tradizionale del sud, ma è del Salento, di Puglia. Quindi facciamo la pizzica pizzica, ma pure facciamo anche una tarantella calabrese. E suono io la ciaramella. Non canta però? Canto, sì. Senta, un accenno, il Luruscio di Lumare come fa? Ah, Luruscio di Lumare, infatti io non lo canto, ma infatti io canto le brani in greco, grecanico, sì. Per esempio? Quindi è affascinante. Galinitta? Galinitta, sì. Come fa? In Galicia tu sinita tenoria, c'è vuoi flono pensei on ta se sena, c'è tu un pisti fenestra sua capimu, sti cardiamo sonito ti pena. Dario, la 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 la. Bruno, io sono un improvvisatore, mi sono permesso di giocare con i tuoi clienti. A me fa piacere. Visto che sono molto ricettivi. Sì. No, oggi tarantella e pizzica. Abbiamo un bel... Cosa gli offriamo oggi a lui? Oggi gli offriamo tutto casereccio, dall'affettato, capicollo, al formaggio, alla ricotta fresca. Adesso sperimenteremo anche noi, lo sai, no? Giustamente. Quindi gradiremo il palato. La parmigiana di melanzane, le bruschettine con l'anduia, i peperoni, la peperonata. Piccolezze, diciamo, che poi alla fine sono quelli che vanno a fare il quadro completo di quello che era la cucina antica, diciamo, di Bova. Delle stupite, tutto, diciamo, la base principale, perché fa da cornice a quello che era. Mi rivolgo un attimo a mia moglie, sai, sì, perché? Perché poi quando arrivo a casa dice: ma tu non eri a dieta? Vabbè, ma noi amore, poi mi prendo la pillola, lo sai, no? Quello anticolesterolo. Penso io, signora, non vi preoccupate. Me la vedo io la signora, quindi alla fine state tranquilli. Non si arrabbierà. No, non è perché. Guarda, io mi auguro da bene solo buon appetito. È tutto genuino, quindi alla fine si può fare solo bene. E diventa quasi inusuale, no? Trovare in agriturismo la pizza. Però qui c'è. Qui l'abbiamo fatta perché dai nostri prodotti abbiamo deciso di darli anche, diciamo, essendo dei prodotti fatti da noi, perché non metterli sulla pizza? Proviamo. E alla fine si sta rilevando, diciamo, una pizza, diciamo, diversa, tra virgolette, sempre, perché i profumi cambia un pochettino quello che è la... Il prodotto tipico cambia, sì, pure il profumo, ovviamente, della pizza. Si immagina una pizza con quattro fette di capicollo sopra, il profumo. Non me lo dire, ti prego. Il profumo che manda. O con un po' di ricotta fresca appena fatta, diciamo. Vogliamo ricordare dove siamo? Siamo a Bova. Il posto si chiama? Caloiero, un chilometro prima dal centro abitato di Bova. Sulla che significa? Buon Vecchio, tradotto in italiano, diciamo. E ci trovate a un chilometro prima della strada, sulla strada che sporta a Bova. E facilmente raggiungibile. E possiamo aggiungere che è un locale garantito da Radici. Venuti dalla Danimarca, e per quale motivo qui? Why did you come to here from Denmark? Yeah. How comes you have come? Yes. Well, what was the reason why you came here? Yeah. Can I speak in English now? Yes, of course. Okay. 6 years ago, a Danish company offered some houses in southern Italy, in Calabria. Allora dice che 6 anni fa una cosa immobiliare offriva delle case nel sud della Calabria. And 100 Danish families decided that this was a very good idea. Ecco, 100 famiglie danesi hanno deciso che era una bellissima idea. E quindi? Because that view will be yours. That view will be yours. It was, we could look at the sea and the mountains in the backyard.
stato. Quello che gli è sembrato molto bello è vedere il mare e stare in montagna. The company's name was Vista Mare. Ecco, l'ha capito, la società immobiliare si chiamava Vista Mare. E hanno preso casa dove? In Badolato Marina. Badolato Marina? Sì. E come mai qua oggi, proprio a Bova? Why, how comes you have come to Bova today? Because of the sea. I credo per qualcosa. Because of the sea sta in Badolato. And we arranged a tour to come to Bova because to see this, yes, and to see the tradition here. So what we're doing in Calabria is to, well, we enjoy the climate, we enjoy the nature, but also we enjoy life, the peasant life here. Capito, loro dice qui in Calabria sono venuti per il clima, per la bellezza dei posti e tutto quanto, però gli interessa molto anche la vita, il modo di le feste, appunto, le tradizioni, ecco, eccetera. Quella che hanno visto stamattina, come gli è sembrato? Hanno fatto proprio un tour per far vedere questo. Hanno visto Gopazzi stamattina? Sì, what did you think of this of today's event? It was very interesting because for myself, I like the history, I like the stories of the old Greek, I like all things that's old, as the Roman period, the Byzantine period, the Normanni in Calabria, everything is on my heart. E gli piace molto perché si sente che è una cosa storica, siccome lei è appassionato sia di storia romana, sia di storia bizantina, eccetera, questo evento gli è sembrato che riunisca molti elementi storici. Ecco. Tornando al mare, avete avuto già modo di fare il bagno o no? Have you been to the sea to this, not this year, but no, maybe not this time. No, ah. But, no, it's too early. No, it's early. For a Viking. No, but 2 days ago when there was the sun, one yes. could swim, one yes. could swim. I went you, down there. Another un po' freddo per fare il bagno, anche per un viking. Però l'impatto col mare com'è? Bello, le piace? You have been to the sea? Yes. Sì, sì, in stagione ci va. It is, the climate is beautiful. The sea is beautiful. È un po' diverso dal mare del nord. Sì, the sea is warmer and it's very clean here. Very clean. It's extremely clean. Perché l'acqua è pulita e è calda. Perché la temperatura. I took a swim in November. In November è still warm. Yes. Now that it's cold. Dice che lui ha fatto un bagno in novembre e era piacevolissimo. Naturalmente invece adesso effettivamente l'acqua è più fredda. Novembre autunno, oggi siamo in primavera. Però è più fredda l'acqua. È vero, buona permanenza e buon bagno. Bova perché? Come mai? Siamo venuti a Bova e devo dire che è la prima volta che sono venuto a Bova e mi è piaciuta moltissimo la processione, l'organizzazione, un po' tutto. Lei viene da? Da Ardore. Senta, come ha saputo di questa festa di Bova? È stata pubblicizzata, per cui siamo venuti a conoscenza e siamo venuti. C'è un impatto positivissimo allora. Sì, sì. E come ha mangiato? Come sta mangiando? Stiamo mangiando bene. Bene, un bel locale, caratteristico. È buonissimo. Un modo come un altro per tornare. Esatto. E buona Domenica delle Palme. Grazie, altrettanto, grazie.
quanto strati e paesi e città io conosco e quanto treni a scindere e a inchianare, quanto facci di uomini, di femmine, di picciritti che salutano e lo treno chi passa e li robbi stenduti e li trizzi dagli alla finestra. Quanto notti e quanto voti puntare i denari con la mano tra la sacchetta affondata e quanto strada con i piedi che dolino e lo cori che si squaglia come gira. Centro medico gastroenterologico e polispecialistico Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale, contrada Riposo, a Locri, la scienza medica al servizio del paziente. Bar, ristorante, pizzeria, pinzeria, griglieria, il gusto a Natile Nuovo, un vero punto di riferimento dell'arte culinaria. Prodotti genuini direttamente dalla nostra terra, come la carne cotta alla brace, le nostre specialità pronte a soddisfare ogni palato. La grande cortesia da sempre ha contraddistinto il nostro operato. Bar, ristorante, pizzeria, pinzeria, griglieria, il gusto a Natile Nuovo. Cotto e gustato. We don't have to rush when you're